Primo giorno di scuola oggi per quasi 25.000 romani. Si tratta dei più piccoli, quelli di età compresa tra 0 e 3 anni. Un esercito di quasi 25.000 bambini, 17.000 dei quali metteranno piede a scuola per la prima volta. Iniziano a lavorare quindi i nidi scolastici del Comune di Roma, 423 in tutto, compresi quelli convenzionati, che avevano chiuso i battenti a luglio tra mille polemiche e proteste del personale. In ballo c'era e c'è il nuovo contratto, ma pare che l'estate abbia portato consiglio. Qualche giorno fa un primo incontro tra l'assessore comunale alla scuola, Alessandra Cattoi, e i rappresentanti sindacali di categoria sembra abbia aperto spiragli importanti di dialogo. C'è tempo fino a dicembre per avviare un confronto che sembra aver preso una buona strada dopo gli scioperi e le arroventate assemblee di giugno e luglio. Si riparte dunque con i genitori in prima linea, pronti ad affrontare la delicata fase dell'inserimento dei loro piccoli e pronti soprattutto ad affrontare le nuove rette mensili. Per l'anno 2014-2015, infatti, si annunciano rincari che vanno dal 7 al 15,5% in base agli indicatori reddituali della famiglia. Quest'anno si andrà da una rata mensile minima di circa 36 euro per i redditi più bassi a una massima di 460 euro per i più alti, sconti ed esenzioni per le famiglie numerose e per quelle seguite dai servizi sociali. I rincari fanno tuonare l'ex assessore alla scuola, Gigi De Palo, che parla di vessazione a carico delle famiglie, mentre sul web alcuni gruppi di mamme invitano a organizzarsi per protestare contro questi inattesi aumenti.